Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Queste ricorrenze, vorrei dire, che non è altro che poi didatticamente il linguaggio, sì. Il vocabolario. Ora, una volta impadronendosi di questo vocabolario, uno può raccontare la propria storia, perché senza necessariamente riferirsi a forme di espressione, prendere a prestito forme espressione che vengono da, sono state elaborate da altri. Dico questo relativamente, nessuno crea, inventa tutto, certo. Ma c'è un modo di usare questo vocabolario del tempo a proprio vantaggio e dire raccontare la propria storia. Questo che ho tentato di fare era appunto di, una volta venuta a conoscenza di questi principi, di usarli, di questo linguaggio, di usarli per raccontare quelle che erano le mie esperienze. E allora ho potuto guardare indietro al mio passato, alla mia origine, alle esperienze d'infanzia, che rimangono sempre le più sorprendenti, e tradurre quelle in forme artistica, di scultura o di pittura, così, senza, restando nei problemi del tempo, nel linguaggio del tempo il più possibile, ma cercando di raccontare le proprie esperienze. Sì, cosa che mi sembra sia riuscito a fare molto bene. Senti, tu Grazie. Hai avuto dei vantaggi grossissimi, oltre che essere avuto queste esperienze così in Francia, le conoscenze tipo Emilio Lussu, eccetera, anche incontri di personaggi che certo provinciali non si poteva dire che fossero. Mi riferisco alla tua amicizia con Le Corbusier, per esempio. Sì. Ecco, vuoi descriverci i modi di stare assieme di questi personaggi? Perché vedi, ciascuno di noi, soprattutto standocene lontani, sì, sì, abbiamo a volte un concetto anche mitico di questi grossissimi artisti. Ecco, tu che hai avuto questi vantaggi, sì, questa fortuna. Sì. Prima vorrei dire l'importanza che hanno queste le circostanze, quando sì, avvengono al momento propizio, al momento giusto. Tu che ti interessi di didattica, mi sembra rilevante citare questo fatto. Quando io in America ho incontrato gli insegnanti della scuola Bauhaus, allora ho chiesto a loro cos'era il Bauhaus, e mi sono accorto e mi sono interessato di questo, appunto per questo passato della scuola di Monza, chiamata il Bauhaus. Sì. Ma questo coincideva con un momento di crisi. Avviene in America quasi a tutti quelli che emigrano. C'è si è costretti a ridimensionarsi così nelle abitudini, nelle maniere, certo, e questo porta a delle vere crisi di comportamento e di identità. È una cosa che forse non mi sarebbe mai successa. Io non mi sarei mai chiesto se avevo talento, se non ero un grande artista. Lo accettavo come si fa di solito, come si faceva allora, come per scontato, che occupandomi di queste cose, se la mia fama non era riconosciuta, era per via della colpa di altri, lo attribuivo, ma il sospetto che forse questo mio talento non era così, questa gran cosa, non mi sarebbe mai venuto in mente. Invece lì è successo questo. Questa è la prima condizione per incominciare a imparare, quindi uno stato di aspettativa, un appetito per conoscere,
e che è la condizione migliore per imparare qualcosa. E questo ha coinciso con l'incontro appunto di questi personaggi del Bauhaus come Gropius, Breuer, Albers, questi personaggi che tu conosci, sai? E poi soprattutto l'incontro con Le Corbusier, che anche ha avuto un'esperienza come insegnante, ma essendo formato con formazione francese, i francesi, come sai, intervengono in questo soggetto con tutta la carica delle emozioni e della sensibilità, ma anche con una capacità quasi fredda di razionale, di ragionamento, e questa bella combinazione. Sì. Quindi questo mio stato di crisi, di dubbio su me stesso, quindi di umiltà, e una curiosità di vedere cosa c'era dietro a queste nuove forme dell'arte, cosa c'era davvero, mi ha portato a... era la condizione ideale per poter assorbire queste influenze. E anche, come succede nell'insegnamento, quando l'allievo è pronto per imparare, incontra l'insegnante che è disposto a farlo, avviene una cosa straordinaria, una cosa molto soddisfacente per tutti e due, perché uno impara e l'altro insegna, ed è una coincidenza che è spesso rara, perché uno si trova a scuola quasi sempre al momento sbagliato, oppure di fronte a dover trattare del soggetto quando non è arrivata a quello stato di aspettativa e di accettazione. E questi personaggi li ho conosciuti e sono stati tanti, ma Le Corbusier, per una coincidenza di circostanze, è stato quello che più ha avuto influenza su di me, perché lui si è trovato in quel periodo per la progettazione del Palazzo delle Nazioni Unite e anche così perché sperava, lui considerava Nova York la sua città dei grattacieli, mm-hmm. e di avere commissioni e di essere, come ho detto altre volte, nello spirito dei maestri del Rinascimento che vanno a offrire i loro servizi ai principi del luogo. E scusa un attimo, che abbiamo problemi di giramento di nastro. Ecco, soltanto sono cose che capitano in radio dove non c'è il vetro. Non c'è stata interruzione. No, è andato tutto bene. Possiamo andare avanti. Sì, sì, sì. E così, ora, forse è il caso di fermarci un po' sulle Corbusier, anche perché abbiamo la... Una mostra che si aprirà fra poco. Aspetta, io proporrei adesso, visto che siamo quasi alla mezz'ora e stiamo registrandola, noi siamo in diretta in questo momento, però stiamo registrando la trasmissione perché la rimanderemo in onda in altre fasce d'ascolto. Sì. Allora, siccome abbiamo un C60, C60 vuol dire che c'è mezz'ora da una parte nel nastro e mezz'ora dall'altra. Sì. Quindi io direi di mandare la pubblicità, che è un fatto ineluttabile. Sì. Senza pubblicità questa radio non vive. Sì. Così nel frattempo giriamo il nastro e riprendiamo con più calma, va bene? Sì.